La prima cosa che le chiedo è come sta intanto. Io sto bene, nel senso che sono sereno, cioè, mi sento, almeno nel mio modo di vedere, di non aver fatto nulla di cui vergognarmi, e quindi sono sereno. Un po' stanco, essere sincero, perché magari ho dormito poco in queste notti, prima un po' perché il pensiero andava a quello che sarebbe successo e poi perché sono giornate in cui ricevo tante richieste appunto di confronto, di interviste, e tantissimi messaggi, e quello che mi dispiace è di lasciarli inevasi, quindi magari andando a letto anche all'una di notte, però voglio arrivare alla fine della giornata avendo almeno minimamente risposto alle persone per ringraziarle della loro, e quindi sono poche ore a notte, insomma, che sto riuscendo a dormire. Qual è lo stato attuale? Cioè, c'è stata questa sospensione, c'è la possibilità di ricorrere, è una sospensione a tempo indeterminato, come funziona l'iter, diciamo? Sì, beh, è una sospensione a tempo indeterminato e che naturalmente il vescovo, quando desidera, può, come dire, sospendere. Però naturalmente la linea del vescovo è che naturalmente la può sospendere se dovessi ritrattare, in un certo senso, cioè accorgermi, secondo la sua logica, di aver sbagliato e quindi, diciamo, ritornare sulla retta via, ecco, per usare così. Quindi sì, è una cosa a tempo indeterminato. Di per sé il vescovo mi ha detto che se voglio posso fare ricorso, anche se questo non ho intenzione di farlo, cioè da un lato perché sinceramente, cioè di essere eventualmente accolto, insomma che si è tolta la sospensione, non perché il vescovo è convinto del fatto che possa esserci nella Chiesa anche un'espressione diversa, nel senso quindi una chiesa che non sia omologante, no? Ma che permetta visioni diverse al suo interno, anche da parte dei preti, è un conto. Invece che sia obbligato perché magari qualcun altro diciamo, gli dice che ne so, che c'è un cavillo giuridico per il quale non poteva fare prendere questa decisione, ecco, la cosa non è che mi farebbe molto piacere. Oltre al fatto che ritengo che il vescovo da parte sua, cioè, non abbia fatto nessun errore tecnico in un certo senso, cioè lui ha indicato che la dottrina è questa, che il codice di rito canonico prevede una determinata cosa, per cui la logica conseguenza è questa, e tra l'altro ogni passo che ha fatto l'ha fatto sempre in contatto con il Vaticano, con la Congregazione per il Clero, quindi, come dire, tra l'altro fare un appello diciamo al Vaticano, dove già l'iter è avvenuto con il beneplacito loro, ecco, mi sembra un pochettino anche, diciamo, insomma, che non possa portare a determinati benefici. Ecco, però in tanti hanno detto chissà cosa ne pensa Papa Francesco. Secondo lei, ai piani alti, diciamo così, del Vaticano, come è stata presa questa decisione? Quello non lo so, anche perché appunto il contatto del vescovo è stato con la congregazione. Ora io non so se Papa Francesco si è informato di ogni cosa che accade. Non so, mi verrebbe a dire che probabilmente forse Papa Francesco può darsi che non avrebbe preso forse una posizione di questo tipo, no? Nel senso magari di arrivare alla sospensione. Però credo che a volte a Papa Francesco rischiamo di fargli dire delle cose che in realtà lui non sta dicendo e non afferma. Cioè anche nei confronti delle coppie omosessuali, lui è molto aperto all'accoglienza e quindi al fatto che la persona omosessuale debba sentirsi accolta, non discriminata all'interno della Chiesa. Però di per sé il passo che chiedo io è diverso da quello dal Papa e secondo me questo passo il Papa non credo che sia disposto a farlo. Cioè il fatto di dire non dobbiamo accogliere semplicemente come singole persone, ma come coppia. Nel senso, e riconoscere che la loro unione come coppia non è peccato. Io fra i messaggi, giusto ieri, c'è un messaggio che mi ha provocato tenerezza, no? Perché, senso, dopo che la notizia è andata su tutti i media, eccetera, l'anno scorso, in tante coppie sono venute, o coppie omosessuali, a presentarsi, a conoscermi, a dirmi che, a ringraziarmi per le mie posizioni. E qualche volta mi è capitato queste coppie di ospitarle anche in canonica. Io oltre alla mia camera, c'ho anche una camera dove ospito anche i miei genitori. E quindi nel messaggio di ieri mi ha scritto, diceva, tu ci hai accolto in casa e ci hai dato una camera matrimoniale, no? È una coppia di due ragazze unite fra di loro, no?
dice: questo per noi è stato tanto, perché tu ci hai accolto come coppia. Cioè, indicando che quella nostra unione era bella anche nella manifestazione, anche fisica, che è giusto che ci sia nel manifestare l'amore. Ecco, e questo è il passo che la Chiesa, a mio avviso, dovrebbe fare. E questo, per dire Papa Francesco, secondo me, non credo che, almeno, non ha mai manifestato di essere d'accordo su questo passo. Quindi alcune manifestazioni che fa sono sempre in linea comunque con la dottrina della Chiesa, che dice la singola persona deve essere accolta, ma l'atto omosessuale è peccato. Quindi secondo me non credo che lui approverebbe dal punto di vista dottrinale determinate mie posizioni. Però non pensa che tanti, diciamo così, nella società civile siano in realtà, anche tante persone cattoliche praticanti siano in realtà molto più avanti, più in linea con le sue posizioni rispetto che a quelle della Chiesa? Sono state tante manifestazioni in questi giorni di solidarietà nei suoi confronti, domenica ce ne sarà un'altra, quindi non pensa che in realtà la Chiesa dovrebbe fare il passo in avanti? E secondo lei quando avverrà? Sì, secondo me certamente deve farlo, ed è quello per il quale mi sono anche così espresso anche pubblicamente, e sicuramente, come dire, quello che avverto anch'io è che dal punto di vista della base delle persone c'è un grande desiderio di rinnovamento, in particolare su questo punto anche del riconoscimento delle coppie omosessuali. Io nel mese di febbraio, siccome è attualmente in corso nella Chiesa Cattolica un sinodo indetto da Papa Francesco, e sinodo vuol dire camminare insieme, quindi la prima fase del sinodo prevede l'ascolto delle persone, per vedere le persone appunto come vivono anche il loro essere parte della Chiesa. Allora, per dare un contributo, io ho realizzato un questionario su tante tematiche, fra le quali quella, per dire, dell'aborto, dell'eutanasia e anche delle coppie omosessuali e tante altre tematiche. Mi hanno risposto un 434 persone. È stato veramente un lavoro che mi ha arricchito, e mettendo assieme questi dati, ad esempio riguardo alle coppie omosessuali, riconoscerle, e si parla di persone che mi hanno risposto, la maggior parte cattoliche, ma credo che potrei dire che forse il 90% delle persone si manifesta, come dire, a favore di un riconoscimento delle coppie, quindi della possibilità anche che vengano benedette dalla Chiesa. Quindi io avverto che da parte della base c'è questo desiderio di cambiamento, e tra l'altro direi non solo da parte della base, perché se vado a vedere anche tanti miei confratelli, comunque sono a favore, confratelli preti, a favore di questo cambio, ma riscontro anche da parte dei vescovi, ultimamente i vescovi fiamminghi, che addirittura avevano ipotizzato appunto una liturgia ad hoc per poter benedire le coppie omosessuali, i vescovi tedeschi, anche loro nel cammino con il sinodo, che hanno chiesto un cambio nella dottrina. Quindi c'è tanto fermento nella Chiesa, e secondo me prima o poi questo cambio avverrà. Quello che mi preoccupa è il poi. Anche nel passato tante volte poi la Chiesa ha rivisto delle sue posizioni e le ha cambiate, ma a volte i tempi sono lunghi. E se i tempi lunghi, come dire, come in questo caso, compromettono la vita attuale delle persone, quindi dietro c'è una sofferenza di persone, allora i ritardi sono ritardi pesanti in questo caso. Quindi l'invito dovrebbe accelerare con questo cammino di revisione, che effettivamente, anche a mio avviso, sicuramente prima o poi avverrà. La sua sospensione, secondo lei, è un boomerang per la Chiesa? Purtroppo temo di sì, nel senso, io anche al mio vescovo, quando mi ha consegnato il decreto di sospensione, ho detto se avevano la consapevolezza che questo gesto qua avrebbe creato, sarebbe stato di scandalo a tanti fedeli, perché, ed è quello che sto vedendo anche adesso, cioè ci sono, perché in un certo senso tante persone, ma anche diciamo non più giovani, no? Ho presente una lettera che tra l'altro ho letto giusto stamattina, che è stata inviata al Papa e anche al Vescovo, di una signora di 81 anni, no? La quale dice: io non avrei mai pensato, no? Di sentirmi adesso io stessa lontana comunque dalla vita di fede a causa di quello che sta succedendo a Don Giulio, no? Perché credo anche che persone che appunto si sentono in sintonia con queste tematiche, no, che io porto, e quindi che desiderano un cambio, arrivano a dire: beh, ma se Don Giulio viene sospeso per questo e io la penso alla stessa maniera, allora vuol dire che anch'io, nel senso,
dovrò allora lasciare la Chiesa. E quindi credo che questo sia qualcosa che purtroppo, insomma, sta creando tanto disagio e appunto scandalo nelle persone. Senta, lei si dice a proposito di lasciare la Chiesa, lei sarebbe pronto a lasciarla definitivamente, cioè a non essere più un uomo di Chiesa? Allora, logicamente se mi viene chiesto, certamente, e io, ad essere sincero, io 5 anni fa, e l'ho detto anche al vescovo esplicitamente, avevo già le valigie pronte, e ne avevo già parlato con i miei genitori e ero pronto a lasciare. Perché da un lato, rispetto alle mie posizioni, che comunque erano già avvenute nel passato, sentivo una gerarchia che non mi voleva così come sono, prete. E una parte, solo una parte, è vero, di fedeli che anche loro non mi volevano così come sono. Allora avevo preso la decisione e ho detto, beh, io lascio, perché devo continuare a stare dentro questa realtà? Poi di per sé il confronto con altre persone che invece avevano piacere di avere un prete diverso come sono io, mi hanno detto, ma anche noi siamo chiesa, non solo quella gerarchia, non solo quella fetta di fedeli, anche noi siamo chiesa e noi abbiamo bisogno di te. Cioè che ci siano anche preti diversi, se no appunto se tutti sono omologati in un certo modo, noi dove troviamo nutrimento? E questo mi ha fatto riflettere e quindi ho detto no, io non lascio, anche perché effettivamente lasciare vorrebbe dire assecondare il fatto che allora nella Chiesa è una Chiesa omologante, cioè quindi o si è in un determinato modo e si può stare dentro la Chiesa oppure non c'è spazio per chi è diverso. Io invece credo in una Chiesa aperta, una chiesa inclusiva, una chiesa che preveda anche visioni diverse di fede e nel modo di stare all'interno della chiesa. E quindi ecco, come dire, ho deciso, ecco, io non lascio per dire, e anche adesso non intendo lasciare, non intendo dimettermi da prete, no? E eventualmente se vorranno saranno loro che mi diranno, guarda, a questi punti mi dispiace, ma finito tutto. Però io non lo faccio perché voglio rimanere per dire, ecco, c'è diritto di sentirsi a casa anche per le persone che la pensano come me dentro la Chiesa. Perché è diventato sacerdote? Allora, quello che mi affascina, io non provengo da una famiglia che, come dire, che viveva l'aspetto di una pratica religiosa. Mio papà è agnostico, mio fratello è ateo, mia mamma non aveva l'abitudine di andare alla messa e io ho ricevuto i sacramenti con tutti i ragazzi, poi come tanti ragazzi ho smesso di frequentare, quindi no. E poi avevo pian piano ripreso contatto, diciamo, con un prete, anziano, ma che mi risultava appunto simpatico, ma non è che questo mi avesse fatto fare chissà che cammino. Poi io avevo iniziato anche a lavorare, perché io ho lavorato in banca e attraverso un collega mi aveva fatto avere una rivista che parlava di un movimento religioso che cercava di vivere la vita evangelica. Lì è stata un po' una riscoperta del Vangelo e quindi mi è piaciuto, ecco, il messaggio di Gesù, però devo dire la verità che conoscevo poco della Chiesa, non avendo frequentato parrocchie, eccetera. E però ho detto, ma che bello, ecco, essere fra le persone che portano nel mondo questo messaggio di Gesù che è così affascinante, no? E lì ho detto, beh, sono i preti quelli che lo fanno. E allora mi sono accostato al seminario, che appunto per me è un ambiente che non conoscevo, come dire, oscuro in un certo senso, e lì poi ho cominciato un cammino di avvicinamento e poi ho preso l'aspettativa dal lavoro e quindi ho iniziato poi questa esperienza. Quindi è il messaggio di Gesù che mi ha affascinato e la possibilità di portarlo nel mondo. Senta, un'ultima domanda. Qualcuno l'ha paragonata a Don Gallo. È una figura che ha stimato, che è stata importante secondo lei per la Chiesa? Sì, nel senso, io personalmente non l'ho conosciuto, ho ascoltato a volte delle sue interviste, no? Ho preso su internet e ho letto delle sue affermazioni, eccetera, e è un prete che ho stimato, no? Anche per il suo coraggio, per le sue posizioni. Forse la diversità è che forse lui era molto più, ovviamente anche nel portare, forse ho un carattere, personalmente sono anche timido come persona, quindi un carattere diverso dal suo. Infatti a volte sono delle persone che magari vengono a messa, mi viene poi a finire la messa e dice,
Guardi, ci ha sorpreso perché pensavamo che era quel pretino così giovane, così cosa, figuriamoci che messa sarà. E poi sentendo la sua omelia ci ha aperto un mondo, no? Quindi forse ecco, il mio aspetto forse anche crea, no, delle aspettative diverse. Quindi da quel punto di vista io mi sento molto diverso da Don Gallo, però una persona che secondo me ha fatto tanto bene dentro la Chiesa, e ce ne fossero di Don Gallo.